Una cerimonia ufficiale domenica mattina a Torrette di Fano, dove è stata issata la bandiera blu 2017, bandiera assegnata dalla Fondazione Educazione Ambientale alle località balneari che rispettano i criteri relativi alle gestioni sostenibili del territorio, alla qualità turistica e ambientale. L'alza bandiera è ormai un evento importante per la stagione estiva, dove quest'anno ha visto per la prima volta toccare le spiagge di Torrette di Fano. Oggi abbiamo scelto di farlo qui a Torrette, una bella spiaggia, perché noi abbiamo un litorale ricco e lungo e di qualità. L'alza bandiera è un momento ufficiale dove si celebra un risultato conseguito, e cioè la riconferma della bandiera blu, che è un risultato non scontato. Ogni anno si richiedono risultati migliori rispetto a quelli dell'anno precedente in termini di qualità di acqua, aria e servizi. E su questo Fano si è distinta, a cominciare dalla raccolta differenziata, che è la città dai 50 a 100 mila abitanti che ha la migliore prestazione. È una delle poche città in Italia che ha il 98% della depurazione delle proprie acque. Stiamo facendo dei lavori proprio per migliorare la qualità anche delle acque del mare, con il raddoppio dei depuratori, con gli scolmatori portati al largo, e tutta una serie di interventi che vanno proprio nella qualità dell'ambiente. Quindi un risultato importante, che è una bella risposta anche ai turisti che noi diamo, che decidono di trascorrere le loro vacanze a Fano. Ed oltre al vessillo blu è stata anche l'occasione di presentare anche la bandiera verde, donata dai pediatri italiani per un litorale a misura di bambino.